Ciao e benvenuta ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita professionale e imprenditoriale tutta al femminile. Oggi, a proposito di imprenditorialità, parliamo di 8 qualità che un imprenditore, un'imprenditrice deve assolutamente coltivare. Sono 8 qualità che già abbiamo dentro di noi, dobbiamo soltanto scegliere se vogliamo effettivamente consolidarle e coltivarle oppure no. E se la strada che vogliamo intraprendere è la strada imprenditoriale, il mio suggerimento è di guardare questa puntata dall'inizio alla fine. Protagonista di questo episodio è Susanna Martucci, imprenditrice pluriennale, ha un sacco di esperienza, ha fondato Alisea.it, Alisea SRL, che dal 1994, quindi da un bel po' di tempo, ha reso il riuso e il riciclo dei materiali esistenti parte integrante della propria identità aziendale. Questa è soltanto una delle cose che Alisea fa, ma non è tanto il progetto quanto l'animo, la determinazione, la grinta che questa donna è riuscita a portare e tuttora porta in ogni singolo lavoro che fa e progetto che porta avanti. Quindi bando alle ciance, iniziamo la puntata, ma prima ti ricordo che se sei da qualche parte nella rete ti conviene portare le tue dolcissime chiappette al sito biz-academy.it/podcast e iscriverti gratuitamente alle newsletter, non soltanto per ricevere le puntate che escono sia in formato audio che in formato video, ma anche e soprattutto i Bits Confidential, nuove Bits pillole dedicate a tutto quello che ti serve sapere adesso per far crescere la tua attività. Le condivido solo ed esclusivamente via email, quindi mi raccomando, non dimenticare di iscriverti e noi cominciamo la nostra puntata. Susanna, la prima volta che ti ho parlato mi hai trasmesso una carica pazzesca. Io ricordo ancora che per tutto il giorno ho continuato a parlare di te a chiunque, poi con chiunque comunicassi al telefono di persona, perché non solo la tua storia di imprenditrice è una storia ricca di esperienze, di spunti e quindi di suggerimenti che poi possiamo imparare e mettere in pratica se ci troviamo nello stesso percorso qualche passo più indietro, ma soprattutto per l'esempio di tenacia, di determinazione, di resilienza che di cui la tua storia è disseminata. Da qui abbiamo pensato di affrontare insieme quelle che sono le 8, anche se 8 è un numero arbitrario, però le abbiamo insomma individuate ad 8 qualità che ogni imprenditrice deve in qualche modo coltivare o acquisirà a suo malgrado, perché poi probabilmente alcune di queste ti arrivano questa ultima osservazione è più esatta. Bisogna acquisirle per forza, che tu ce l'abbia o no, prima o poi alla fine di una vita imprenditoriale scopri che ce l'hai. È un esercizio. E la prima che tu mi hai nominato è forse la più difficile, almeno lo è per me, forse per una questione di orgoglio, non lo so, però imparare a perdere come parte del gioco. Allora aiutaci a capire come diavolo facciamo a imparare a perdere come parte del gioco senza scoraggiarci, naturalmente. Ecco, allora diciamo che io ho avuto la fortuna di cominciare a perdere abbastanza in fretta nella mia vita lavorativa. Una breve storia: sono laureata in legge e non volevo fare l'avvocato, ma per far contento mio padre ho partecipato al famoso concorso per il posto sicuro e certo, che era un posto in banca, perché dovete sapere che negli anni 80 lavorare in banca, in un ufficio legale, era una cosa, per un genitore, per la figlia, una cosa fantastica. Quindi ho fatto liceo classico, io ho passato la mia estate della laurea, invece di far festa, viaggi, eccetera, a studiare ragioneria, perché questo accidenti di concorso che sono andata a fare a Roma prevedeva questo tipo di preparazione, e mi sono presentata a questo concorso. Ho fatto questo concorso, congratulazioni, bravissima, tutto quanto, eccetera. Insomma, questo concorso io non lo passo, nonostante non abbia sbagliato nulla. Lì mi è venuta, e lì comincia forse la tenacia del carattere, mi dice: ma fatemi capire, ma cosa deve fare uno per passare un concorso? Perché risponde tutto giusto, il compito è giusto, eccetera. E lì la famosa risposta consolatoria che mi è stata data: bravissima, guarda, veramente, peccato che per questo lavoro non abbiamo mai previsto una donna. Cioè, in ufficio legale della banca allora, per fare un certo tipo di carriera, una donna non era prevista.
E a quel punto, allora siete scemi, non ho capito, cioè dite che volete un uomo, ma non si può perché la legge non lo consentiva. Quindi questa è stata la mia prima, come posso dire, gara persa in qualche modo, dove però ho capito che i giochi erano un po' truccati e lì ho deciso che proprio questo aver perso è stato l'inizio del mio percorso da imprenditrice, dove ho pensato che non volevo essere mai più misurata per il genere che rappresentavo, ma per i risultati che avrei ottenuto. E quindi l'unica cosa che mi è venuta in mente era di cominciare a provarmi, a provare in un mondo che aveva a che fare con le vendite, con il commercio, perché lì sono numeri e quindi o li raggiungi o non li raggiungi, non importa se sei uomo o donna, non importa che sia, tu hai un obiettivo da fare e lo devi seguire. Devo dire che sono stata molto aiutata, perché da ragazzina ho fatto nuoto agonistico e ho per dagli 11 ai 17 anni, e lì è normale perdere, cioè tu le gare non è che le vinci, tu ti alleni per vincerle, e quando perdi è assolutamente normale che il messaggio è: devo allenarmi meglio, devo essere più precisa nel fare le cose, devo migliorare lo stile, perché la prossima voglio vincere. E in piscina vince chi fa il tempo migliore. Quindi io avevo avuto la fortuna nello sport, dove perdere è normale, insomma, non è che anche chi, i campioni ogni tanto perdono, e quindi fa parte del gioco. Quindi possiamo dire che più ci abituiamo a perdere, forse più resilienti diventiamo, perché diventa, se l'accettiamo come regola del gioco, riusciamo anche ad evitare quella reazione emotiva che poi ci offusca, perché ovviamente una perdita rischia poi di renderci frustrate, di cominciare a pensare che siamo un fallimento, e quindi dobbiamo imparare a separare. Ma esattamente quello, io quello che posso dire è che ogni volta che va qualcosa male, capita, per me è una lezione, cioè se tu vivi il, chiamiamo fallimento o aver perso qualcosa, come un momento della tua crescita e capire perché, per come e migliorare la prossima volta, quello non è aver perso, fa parte assolutamente di un tuo normale percorso che è il tuo lavoro. Cioè non c'è nessuno che parte bim bum bam, sì ci sono pochi casi, ma la stragrande parte delle persone il percorso se lo costruisce, se lo fa, e chiaramente sbaglia, cioè non è che, quindi lo trovo normale. È chiaro che il concetto di dire beh, sbaglio sempre tutto quello che faccio, probabilmente devi analizzare meglio che cosa è successo e cambiare la strada, perché poi se sbagli continui a fare le stesse cose, non è che la cosa migliore. Però devo dire che quando qualcosa mi va male è veramente un momento in cui dico: oh, adesso vediamo cosa ho imparato, che cosa ho di nuovo imparato. Quindi è positivo, cioè è solo una questione di come le intendi. Io vedo le cose in positivo, sono cresciuta allenandomi per vedere le cose in positivo, non sono nata così, però quello che posso dire è che molto più agevole vedere il positivo e non il negativo. La fatica è la stessa, però guardare positività ti porta positività. Io dopo tanti anni, sia come età che come carriera imprenditoriale, posso dire che vedere le cose in positivo ti porta energia positiva, e su questo io ho veramente certezze. Fantastico. Qual è, Susanna, la seconda qualità che va coltivata o che prima o poi dovremo acquisire? Allora, come imprenditore, se vuoi combinare qualcosa ci vuole coraggio. Ci vuole il coraggio che bisogna che uno trovi dentro di sé, perché il coraggio non te lo devono mai dare gli altri, è proprio qualcosa che ti senti, un fuoco che ti viene dentro, e il coraggio te lo dà la forza della convinzione di quello che vuoi fare o di quello che vuoi creare, del messaggio, del valore che vuoi creare, perché io quello che continuo a dire è che noi imprenditori creiamo valore, che non è solo valore economico. Voi pensate le famiglie che un imprenditore sostiene, no? Col suo lavoro, quello è un senso di responsabilità. E nello stesso tempo ad avere il coraggio, perché se non hai un po' di coraggio, prima o poi
questa cosa un po' la paghi, soprattutto nei tempi in cui siamo ora, dove tutto sta cambiando e devi avere il coraggio di lasciare la tua zona di comfort che hai conquistato con fatica, però devi avere il coraggio di lasciarla, se no tra un po' questa zona di comfort si può trasformare in un problema, insomma. Quindi l'altra cosa è che il coraggio di lasciare l'oasi tranquilla che ti sei creata e riproporti sempre con coraggio, insomma. Che tra l'altro si collega molto al primo punto che abbiamo detto, quindi accettare di perdere come parte del gioco, perché quando ovviamente ci facciamo coraggio e ci buttiamo, scendiamo in campo, seppur con tutta la preparazione del caso, può succedere che qualcosa vada storto, anche perché l'impegno si controlla, quello che non si controlla è il risultato, che va fuori dal nostro reame di gestione diretta. Sì. Un esempio, Susanna, tratto dalla tua storia, che ritieni l'esempio più emblematico di coraggio e che può in qualche modo dare la carica a chi ci sta ascoltando? Ce ne sono tanti, chiaramente, però, ma allora, diciamo che in questo lasciare la propria zona di comfort per riproporsi, c'è stato in un momento della mia vita imprenditoriale, io avevo un socio col quale a un certo momento avevamo completamente diversità di vedute, quindi io avevo un'azienda che aveva già molti anni, avevo tutta una struttura creata con fatica, era Bologna, io nel frattempo ero sposata e avevo 3 bambini a Vicenza, quindi insomma diciamo che era una situazione di questo tipo. E il coraggio di cambiare le carte del gioco quando capisci che le vedute tue e della persona con cui hai lavorato non sono più le stesse, e vi assicuro che lasciare una struttura sistemata, spostare tutto a Vicenza, prendere le persone che lavoravano con me e dire: ragazzi, chi mi vuole seguire mi segua, avrà il suo posto, avrà tutto, però devo tornare dove ho la casa e la mia famiglia e ricomincio da capo con un ramo di un'azienda che è proprio quello del recupero e riciclo dei materiali, che è quello che mi è sempre stato caro. Insomma, ragazzi, è bella forte. Ho avuto una persona che mi ha seguito, perché non era semplice, le altre sono rimaste col mio ex socio che ha continuato l'attività, ed era sempre una donna. Ci siamo trovate io e lei nel 2006 da sole a riprendere in mano le redini di tutto il gioco. Lei si è trasferita, era la mia, come posso dire, il mio braccio destro, il moroso l'ha lasciato lì, ha dovuto andare lui avanti e indietro, però è stata vicina a me e da lì abbiamo ricreato uno spettacolo, e lì c'è stato coraggio, perché ti prendi la responsabilità anche di portare via una persona dal suo logo, dalla sua famiglia e tutto, dici: seguimi, perché vedrai che ti faremo una bella strada assieme. E quindi Vera, chiaramente si chiama Vera, ancora con me, e quello c'è voluto del coraggio a ricambiare tutto. E anche flessibilità, immagino che è un'altra qualità importante, poi sono tutte collegate tra loro, chiaramente, però avere il coraggio di buttarsi, accettare che si può anche fallire, imparare a capire che ogni fallimento ha una lezione, implica per forza di cose agilità di gestire il cambiamento, nel senso che non sappiamo mai quello che può capitare realmente. No. Dici qualcosa in più sull'aspetto della flessibilità, anche da un punto di vista aziendale, non solo personale. Allora, qua è un po' gioco in casa, nel senso che noi siamo nati flessibili, perché in poche parole il mio lavoro è stato, una volta che sono poi uscita da Mondadori, che è stata un po' la mia maestra in quello che è tutta la mia esperienza commerciale, quando poi sono rimasta a essere da sola senza più questo grande nome alle spalle, cosa ho scoperto? Che nel settore che trattavo io, che era quello degli oggetti per la comunicazione aziendale, per le aziende, c'era il monopolio cinese. Quindi
Io che avevo imparato che la vendita professionale era vendita di valori, non di oggetti, perché qui vendevo cultura, vendevo arte per Mondadori, vendevo quello che c'era dietro la lettura di un libro, di un'opera letteraria. E quindi non sono mai riuscita a creare una rete commerciale che si basasse solo sul prezzo, cioè io non saprei vendere qualcosa parlando solo di prezzo, proprio non mi è del DNA. Per cui ho creato una nuova attività che partiva dal creare oggetti per le aziende partendo dai loro scarti. Quindi ho dovuto essere flessibile perché praticamente il lavoro che è iniziato nel 94, ma diciamo che nel 97 ha preso piede, era quello di andare nelle aziende e dire: ma scusate, voi che cosa buttate via? Dal vostro processo produttivo cosa buttate via? E i materiali erano diversi, potevano essere i pneumatici, poteva essere della plastica, poteva essere della carta, poteva essere del tessuto, qualsiasi cosa. E la gara era: ma se io ti faccio l'oggetto che vuoi tu utilizzando i tuoi scarti, tu me lo compri? E tutti dicevano di sì. A quel punto cominciava la gara, da cui l'agonismo è stato. Quindi, riusciamo a fargli qualcosa? Riusciamo a vendere il valore del suo scarto e fare un oggetto di design bello che loro poi possano promuovere. Quindi ho dovuto essere flessibile perché non sapevo mai che materiale era, che tipo di produzione dovevo fare, che budget avevo. Quindi io ho cresciuto un'azienda grazie alle richieste dei clienti di oggetti che nessuno aveva mai fatto prima. E a volte c'erano veramente richieste particolari. Quindi la flessibilità sulla produzione, su dove va il mercato, me la comandano i clienti, perché io tutt'oggi faccio gli oggetti che vuole il cliente partendo dai suoi scarti e lui mi può chiedere quello che vuole. Cosa suggerisci a chi magari non ha avuto la possibilità di allenare questa qualità della flessibilità by default perché parte, ecco, della logica aziendale? Comincia a allenarsi, perché anche io ho le mie piccole convinzioni personali. Se tu oggi non sei flessibile, le grandi aziende fanno fatica a essere flessibili. Perché? Perché hanno processi produttivi che sono costati un sacco di soldi. Noi piccoli, perché noi siamo piccoli, abbiamo questa grande fortuna che se noi ascoltiamo le esigenze del cliente sul serio, invece di dire non ce l'ho, non posso, non ce la faccio perché ci costa fatica, ma le seguiamo, sono loro che ci danno le indicazioni dove va il mercato e loro ci dicono cosa va. Il mio cliente è il mio miglior socio, è il mio investitore e lui mi dice quello che non trova, perché se no non viene da me, perché se no apre, vai su internet, trovi tutto. Quando uno arriva a me è perché quella cosa fa fatica da trovarla e io sono pronta a dirgli sì, ci provo e ce la faccio e te la faccio. Quindi la determinazione è tanto, quindi è un allenamento, va fatto, si comincia da poco, però la cosa più importante è allenatevi a lasciare la vostra zona di comfort, che non vuol dire rivoluzionare ogni volta, però fare dei piccoli cambiamenti che costano fatica, perché questo vi permette di stare sul mercato e seguite le vostre idee. Hai parlato di determinazione, che mi piacerebbe collegare a tenacia, che è un'altra qualità che che avevamo discusso e che mi avevi indicato come sicuramente una qualità chiave, anche questa legata a tutte le altre. Ti chiedo, nel momento in cui un cliente mi dice no, può dirmi no una volta e in quel caso magari se non mi faccio prendere dallo scoraggiamento e acquisisco il coraggio di riprovare, posso provare un'angolazione diversa. Mi dice di nuovo no. La tenacia, innanzi, la domanda è quando so che è il caso di continuare a persistere e quindi di essere tenace nella mia idea, nel mio percorso, nella mia direzione, e quando invece magari è il momento di essere flessibile e di dire aspetta, la tenacia in questo momento la parcheggio, cerco di essere flessibile, creativo, cambio direzione e poi utilizzo la tenacia in una nuova strada. Allora, io ragiono in questo modo. Per me tenacia non è intesa nell'insistere con un cliente per farsi dire sì, non è la lezione che Mondadori mi ha insegnato e non è la vendita di un professionista. La tenacia è sentirsi dire di no, fallimento, capire come rigiocare, capire perché ti ha detto di no, chiederglielo se non lo capisci, se non ci arrivi, ma perché mi dice di no?
quindi ti dà una risposta, quindi ascoltare la persona che ti parla. Noi non siamo più abituati ad ascoltare nessuno, il mio lavoro è ascoltare quello che dicono. In quel momento non ho magari niente da dargli, aspetto, magari penso di averlo trovato, ci riprovo, mi ridice di nuovo no. Possono passare 3 anni, 4 anni, ma io non mi dimentico quel no. E quando penso, perché adesso è cambiato il momento, è cambiata la situazione, di poter avere ancora qualcosa di nuovo, cerco di dargli quello che lui sta cercando. E a volte riesco, ma noi abbiamo avuto clienti che ci hanno detto sì dopo 4-5 anni, ma non perché abbiamo insistito, perché dopo 5 anni abbiamo trovato quella soluzione che 4 anni prima non eravamo evidentemente di grado di dargli in maniera soddisfacente. I no noi non ce li scordiamo, perché sono quella famosa prova di imparare a perdere per poi vincere, e quelle sono le più grandi soddisfazioni naturalmente. E possiamo collegare questo aspetto anche all'aspetto della lungimiranza. So che per te lungimiranza ha anche un altro significato ancora più profondo, però il fatto di essere lungimirante nella mia relazione con i clienti può essere, o con i miei interlocutori, ecco, qualunque sia il ruolo che poi svolgono nella mia impresa, perché ci sono interlocutori magari che, per i quali non sono pronta oggi, ma per i quali potrei esserlo più avanti, senza pensare che mai riuscirò a raggiungerli. Certo, ma può anche darsi che io non riuscirò mai a raggiungere, perché non è detto, cioè non è che noi andiamo bene per tutti, andiamo bene per un certo tipo di persone. Ma allora, diciamo che ho due sensi di lungimiranza. La lungimiranza per me è essere riuscita a portare avanti un'idea che per me era semplicemente di buon senso, lavorare nel rispetto dell'ambiente e pensare alle persone, e non solo al, come posso dire, al vantaggio economico. È una cosa per me di buon senso nella vita di un imprenditore, non è che ho inventato niente. Le donne sono persone di buon senso, si sa. Quindi io ho seguito tutta questa strada nella convinzione che prima o poi ci si sarebbe arrivati, che il cliente che si accorge che tu hai il massimo rispetto su quello che ti chiede, non gli dai una cosa qualsiasi, gli dai quello che esattamente lui richiede, per cui crei un'azienda flessibile, perché se io nella vita facessi, invento solo quaderni o solo penne, sì, potrei soddisfare una parte, ma a livello di oggetti noi veramente facciamo oggetti a 360 gradi, perché ci siamo strutturati in questo modo per poter lavorare in questo senso. Quindi intanto è la lungimiranza di capire che il tuo percorso iniziale in cui sei sola, perché noi veramente non c'era un accidente di nessuno quando siamo partiti, è un discorso che ha talmente buon senso che tu devi continuare in questa strada, perché prima o poi arriverai tu e arriveranno gli altri. Quindi questa è l'idea mia di lungimiranza. L'altra idea di lungimiranza invece, che è quella che mi sta più cara e di cui abbiamo parlato, è che a un certo momento in una vita di imprenditore tu devi assolutamente aver presente il tempo che ti rimane, e questa è stata una grande intuizione di cui renderò sempre grazie a questo medico che in questa riunione in cui tutti parlavamo del valore del tempo in azienda, quindi tutti veloci eccetera, quando è intervenuto lui e parlava del tempo del suo lavoro, gli ho detto: cari signori, io, il mio lavoro parla del tempo che rimane, quello di cui non parla mai nessuno. Quindi niente da dire, io ho cominciato a fare l'imprenditore nel 1983 con Mondadori, perché io avevo un'agenzia generale, ma ero io che pagavo i conti, cioè voglio dire, se non fatturavo non guadagnavo. Quindi nell'83, adesso stiamo parlando del quando ho sentito questo discorso, era il 2016 credo, 15 o 16, improvvisamente capisci che il tempo è passato, perché in tutta questa energia imprenditoriale tu ti dimentichi gli anni che sono passati, perché stai continuando a scoprire, ti senti sempre ragazzina, però non c'è niente da fare. Io ho 61 anni, questa è una cosa che non porta via nessuno, e ho creato qualcosa che ha valore, per me ha valore, ma soprattutto è di ispirazione a un sacco di gente. A questo punto pensi: e vabbè, però quando io non ci so più, e se mi succede qualcosa, cosa c'è, cosa sarà dei miei clienti, delle mie persone? E quindi lì la lungimiranza per me adesso è passare il testimone, non perché io abbia intenzione di mollare, perché chiaramente non ci penso neanche, però qualcuno deve
avere l'eredità di nozioni, di tutto quello che hai imparato per poter portare avanti il tuo discorso. E su questo l'altro grande valore che porto, che secondo me è fondamentale nella gente, è la generosità. Tu devi essere generoso nel passare le cose. Non vorrei passare però come quella generosa che manda in giro. Io sono fortemente portata al fatturato, io vivo per obiettivi. L'ufficio da me sanno, noi sappiamo cosa facciamo all'inizio dell'anno, ogni giorno sappiamo, sono molto motivata. Però il mio vantaggio in questo momento, imprenditoriale, non personale, è quello di passare agli altri quello che ho imparato, perché ho imparato qualcosa che ha portato una piccola azienda a essere internazionale, ha portato una piccola azienda a fare brevetti. Nessuno qua, c'è un chimico, non c'è nessuno che, però li abbiamo fatti. Quindi io ho bisogno di dire ai giovani, parlo dei giovani perché considero la mia generazione, chi l'ha capita sarà la propria capita, chi non l'ha capita non gliela insegno io. E veramente la mia lungimiranza è crescere tramite gli altri, perché noi stiamo crescendo in questo momento attraverso i giovani a cui abbiamo veramente passato le nostre conoscenze, che in alcuni casi sono abbastanza uniche, in effetti. Susanna, ti faccio un'ultima domanda. No, intanto voglio chiederti, a proposito della generosità, di descriverci il bellissimo progetto che portate avanti con i ragazzi disabili, perché mi ha colpito molto quando me l'hai descritto e vorrei che fosse qualcosa che conoscono tutti. Beh, allora, noi ci occupiamo di... facciamo oggetti che devono avere dei valori. E parliamo di recupero e riciclo di materiali, parliamo di attenzione alle persone, agli altri, eccetera. Noi siamo molto attenti a tutta la filiera dei nostri prodotti. Per noi è importante, non che io uso solo un materiale di riciclo, ma poi chi è che fa gli oggetti che noi produciamo, chi fa i packaging e chi fa proprio i confezionamenti. E il nostro incontro con la Fraia è stato un incontro fortunatissimo, perché io ho sempre voluto lavorare con le cooperative, però ho sempre avuto un po' il tema di stare anche molto attenta con che tipo di cooperativa lavoravo. Io ho avuto la grandissima fortuna di aver avuto un padre che ha un ragazzo disabile che si è presentato da noi e ci ha chiesto se per favore potevamo dare un lavoro alla cooperativa di cui il figlio faceva parte. E io sì, gli ho chiesto sì, perché no, ma cosa posso dargli da fare? Ma qualsiasi lavoretto manuale di qualsiasi tipo. E gli ho detto, ma noi abbiamo tanti lavori manuali da fare volentieri, e ci sediamo, capiamo come funziona, i costi, perché poi un imprenditore rientra nei costi del prodotto. E la risposta che mi ha ucciso è stata: guardi, non si preoccupi di questo, noi vogliamo che i nostri ragazzi non guardino un muro bianco tutti i giorni, noi abbiamo bisogno che si sentano ancora utili per la comunità, che facciano delle cose. Allora, a parte che mi sono sentita un verme, nel senso che io ero lì che già pensavo ai costi quando lui era venuto con i quali lì mi ha ucciso, sono entrata in questo mondo alla Fraia. Allora, la Fraia è l'unica cooperativa in Italia, poi ho scoperto, che prende qualsiasi tipo di disabilità. Vuol dire che nel lavoro ci sono dei ragazzi che fanno il nostro confezionamento, Alessandro per esempio, che è su una carrozzina, non può usare mani, braccia, si muove, adesso non mi ricordo che tipo di problema ha una bacchetta sulla testa, e con questa bacchetta confeziona i nostri prodotti. Non posso descriverlo, e non posso descrivere la gioia di questo ragazzo ogni volta che con questa bacchetta riesce a confezionarci qualcosa. È una forza che lui dà a noi, non so come spiegare. Il lavoro che fanno questi, la gioia e la gratitudine che abbiamo ormai vicendevolmente nell'aiutarci, è qualcosa di grande, tant'è vero che il nostro e-commerce l'abbiamo dato a gestire a loro. E non ci interessa, magari avremo qualche pecca in più, ma chi se ne frega, ci danno talmente tanto sti ragazzi che io non riuscirò mai a descrivervelo, veramente. Voi dovete veramente vedere, cioè, a proposito di senso del dovere, tenacia, generosità,
Il video di Alessandro fa vedere che tutto si può fare, che se vuoi tu puoi fare qualsiasi cosa, e quella è la più grande lezione che i ragazzi mi hanno insegnato e ci insegnano a tutti, tutti i sacrosanti giorni. Susanna, siamo in chiusura della nostra chiacchierata. Mi piacerebbe che condividessi con noi un suggerimento pratico su come allenare la disciplina che tu hai, sembrerebbe nel DNA. Hai parlato di essere, sei una macchina da guerra, hai obiettivi, sei precisa in quello che intendi raggiungere. Alcune di noi fanno un pochino di fatica ad avere quella disciplina e quella costanza. In chiusura di episodio, quindi una volta che abbiamo finito di guardare il video e di ascoltare l'audio di questa puntata, come possiamo fare per iniziare con la disciplina giusta? Allora, io dico sempre che sono la terza figlia femmina di un generale esercito italiano, se voi vedete qualsiasi, perché questo spiega cos'è la disciplina. Io sono nata, praticamente cresciuta in caserma, per cui più di disciplina di questa, quindi è nata con me. Però, come tutte le cose, poniamoci degli obiettivi, andiamo per obiettivi piccoli, piccoli, e cominciamo a raggiungerli e andiamo su quello dopo. E io dico, è un allenamento continuo e costante. Io ci sono dei momenti in cui veramente mi verrebbe voglia di caricarmi il mondo e trasportarlo, quello fa parte di un'energia del carattere. E la disciplina, io dico sempre, cominciate, per favore cominciate, cominciate. Se credete in qualcosa che per voi ha buon senso, andate avanti a piccoli step. Io adesso vi ho raccontato una vita imprenditoriale di tanti anni. Se vi dovessi raccontare tutte le aziende in cui siamo andati, a raccontare questa nostra idea, la fatica, cioè non abbiamo mollato mai, però facevamo dei piccoli passi ogni volta. Quindi allenatevi con degli obiettivi su quello che volete fare. Fare l'imprenditrice per una donna, io non ho fatto solo che questo, non riesco a immaginare altro. È un lavoro meraviglioso, te lo costruisci, puoi creare tutto quello che vuoi, e credo che fortemente le donne saranno parte del grandissimo cambiamento in atto a livello proprio di delle imprese, di processi produttivi, di materiali, perché siamo forti, dai. Adesso io non sono una femminista di quelle che vanno in piazza, però io ho sempre voluto le donne perché sono determinate a voler raggiungere, hanno bisogno di rivalsa in qualche modo, e quindi la strada per la disciplina, se vogliono trovarla, ognuno di noi sa perfettamente qual è il piccolo passo da cominciare a fare. Bellissimo, grazie Susanna tantissimo per questa chiacchierata. Grazie tanto a voi e un bacio a tutte le girl. Le girls, alle quali ricordo che i punti della puntata, i punti dell'episodio, saranno scritti minuto per minuto, suddivisi minuto per minuto, sotto al post che troverete nel sito biz-academy.it/podcast. Quindi mi raccomando, dateci un'occhiata e lasciateci un commento con quella che di queste 8 è la qualità su cui sapete dovete lavorare, e condividete per favore che cosa farete per cominciare a farlo concretamente. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Grazie mille. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.